Siamo a Nocera Superiore e propriamente all'ex Foro Boario. Oggi è una vasta area di verde con annessa a quest'area verde uno scavo archeologico di pregiata fattura. L'ex Foro Boario che è diventato il parco archeologico urbano, anzi le premesse di un grande parco archeologico urbano, insomma 7 anni fa c'è stata una grande programmazione, insomma, di, appunto, come dicevo poc'anzi, di una progettazione di parchi urbani. Qui c'erano degli affreschi, c'erano. Mi auguro che ci siano ancora, probabilmente in condizioni non ideali, non le so dire, insomma, e non soltanto appunto un ciclo di Eracle, ma anche affreschi pompeiani con pareti, ripeto, siamo nelle terme romane databili tra il primo avanti e il primo dopo Cristo e una piccola parte di quello che, diciamo, era il centro della città. Oltre vi erano delle tombe molto più tarde e poi non sappiamo altro. Il battistero sorge nel momento in cui questa parte della città non esisteva più, la Nuceria Alfaterna era già, come dire, si era spostata altrove, insomma, più verso la collina del parco. Siamo intorno al VI secolo quando sorge il battistero. Piange in cuore perché, insomma, Nocera merita un futuro migliore, una riscoperta migliore. Cosa si augura? Ma mi auguro che ci sia una grande sinergia, non soltanto l'effervescenza delle candidature, non soltanto l'effervescenza delle, come dire, del nuovo desiderio di amministrare, ma una lungimiranza, e spesso credo che i politici di lungimiranza ne hanno poca perché sono miopi, vogliono i risultati adesso e subito. Cerchiamo di raccontare una storia che speriamo non venga dimenticata da nessuno. Una storia che è la nostra storia, è la storia di questo immenso territorio che è l'Agro Nuceno Sarnese. E la storia parte da questi luoghi e da quest'area verde sotto la quale c'è l'antica Nuceria, c'è l'antica Agorà, la piazza dove allora si faceva anche la politica, ma la si faceva discutendo, animandosi e confrontandosi de visu.